Partendo dal presupposto che stiamo appunto parlando di un disegno di legge, quindi nessuno per ora ha in mano il testo definitivo, l'obiettivo principale, anzi secondo me gli obiettivi principali sono due. Uno puramente politico e che è proprio, come vi è stato anche già detto, un discorso di Monti di dimostrare di essere riuscito ad annientare i sindacati. Il discorso economico è ovviamente un discorso legato alla teoria economica che hanno in testa questi signori, questi professori, e quindi l'idea che il mercato del lavoro possa funzionare meglio se si impedisce, si liberano le imprese da qualsiasi vincolo di tipo sociale sull'utilizzo della forza lavoro. La cosa strana, o meglio la cosa che non è stata ancora sottolineata, è che noi abbiamo ormai da anni contratti flessibili e flessibilità nel mercato del lavoro, perché non è che tutto sia partito poi col pacchetto 3U, c'erano già forme flessibili precedentemente, e nonostante questo noi da anni siamo il paese in Europa che cresce meno anche in termini di occupazione quella buona. E quindi non mi sembra che nemmeno i dati empirici abbiano dimostrato che questa cosa regga. Quando si è parlato della riforma si è ricominciato a parlare un po' di questa famosa flexicurity, che doveva essere l'idea appunto di conciliare la flessibilità del lavoro con una forma di sicurezza per i lavoratori. La Fornero effettivamente aveva molte volte detto che per esempio avrebbe ridotto le tipologie contrattuali, che già sarebbe stato un passo avanti perché ormai ce ne sono tra le più disparate. Non è stato fatto, come sempre non è stato fatto, da una parte perché non si sono ridotte le tipologie contrattuali, sono mantenute tutte quelle esistenti, e dall'altro, oltre a concedere quindi maggiore flessibilità in entrata e in uscita, non c'è poi il discorso sulla sicurezza. La Fornero ha parlato di questi ammortizzatori sociali che dovrebbero essere estesi a tutti, ma non è così. Se si legge il disegno di legge, per il momento i co-co-co, i precari, sono esclusi. Quindi non è una forma, quindi c'è un problema perché questi ammortizzatori sociali non sono estesi a tutte le figure, quindi non è una assistenza universalistica. E in secondo luogo non è stato detto dove si andrà a prendere le risorse, quindi c'è anche una forma proprio di problema economico, visto che non stiamo vivendo in un periodo in cui, sempre secondo il nostro governo, possiamo spendere e espandere, non si capisce in base a cosa, da dove andrà a prendere queste risorse per questi ammortizzatori sociali, che comunque non sono universalistici. Nell'ottica della flexicurity si sarebbe dovuto fare un contratto unico in entrata, un contratto unico con tutele crescenti e appunto ammortizzatori sociali per tutti. La battaglia sull'articolo 18 secondo me è molto centrale, perché l'articolo 18, indipendentemente da cosa dicono i commentatori, viene applicato in minima parte, riguarda pochi lavoratori eccetera, è sempre comunque stato una garanzia che proprio impediva l'abuso di forme di licenziamento. Ora, la prima versione di questa riforma prevedeva che di fronte al licenziamento illegittimo il lavoratore poteva semplicemente ricevere un'indennità, un indennizzo monetario, quindi si monetizzava la possibilità di licenziare. Dopo gli ultimi avvenimenti politici sembra che si è parzialmente tornati indietro, per cui adesso si prevede che il giudice, di fronte, dopo aver dichiarato un licenziamento illegittimo, può decidere il giudice se reintegrare il lavoratore o se fargli avere l'indennizzo monetario. È una situazione un po' strana perché lo decide il giudice, mentre precedentemente lo decideva il lavoratore. Il lavoratore, una volta che il giudice aveva dichiarato il legittimo licenziamento, poteva decidere, anzi veniva ufficialmente reintegrato dal giudice, dopodiché poteva decidere di farsi monetizzare e andarsene lui. E quindi era una decisione assolutamente libera da parte del lavoratore. In aggiunta va messa la dichiarazione di Monti di stamattina, per cui tanto quelle forme di reintegro saranno dei casi assolutamente unici e insomma dell'eccezionalità, e quindi secondo me la situazione è molto, molto preoccupante. E quindi non è una riforma del mercato del lavoro che si preoccupa veramente dei problemi del mercato del lavoro, che sono la precarietà per tutti, ma insomma in modo sostanziale per i giovani, la disoccupazione, di questo non vedo soluzione con questo tipo di riforma.
Lo scenario possibile è che le imprese, soprattutto quelle italiane, hanno bisogno di avere manodopera usa e getta perché hanno una struttura produttiva incapace di ragionare sul lungo periodo. Quindi, secondo me, utilizzeranno molto questo contratto d'apprendistato, che è quello che si prevede essere la forma normale per iniziare l'iter lavorativo. Le imprese hanno, pur non essendo contente della riforma attuale, hanno sempre lottato, diciamo, si sono sempre schierate contro l'articolo 18, proprio perché l'articolo 18 è una forma di vincolo comunque che veniva messo in campo. In questo caso non è stato completamente abolito, quindi appunto Confindustria non è contenta. C'è un problema di fondo. Siamo qui a pensare che le imprese o che comunque la disoccupazione è sempre un problema dal lato dell'offerta di lavoro, quindi del singolo lavoratore, mentre l'Italia è un chiaro esempio dove la disoccupazione è un problema dal lato della domanda. Quando le imprese non domandano lavoro, la disoccupazione si crea. Oltretutto, noi stiamo vivendo una fase nella quale c'è anche il paradosso, sempre di una ministra, di allungare l'età pensionabile per fare in modo che appunto non si risparmi sulla spesa pubblica, contemporaneamente dare un incentivo alle imprese che prepensionano, contemporaneamente avere sempre più lavoro precario. Quindi la scena, insomma, lo scenario futuro che vedo io è un mercato del lavoro dove gli anziani, fra le virgolette, ma dove per anziani si intende i lavoratori sulla cinquantina, quindi non ancora in età da pensione, verranno espulsi e verranno sostituiti da giovani assolutamente precari, che quindi manterranno basso il costo del lavoro, che non troveranno mai una possibilità di essere effettivamente poi stabilizzati e quindi, ripeto, non hanno una situazione rosea. Purtroppo su questo discorso di scontro tra generazioni si è ragionato esattamente sia per la riforma del mercato del lavoro che per la riforma delle pensioni, quindi la logica è sempre quella. È la logica di dire abbassiamo le tutele di tutti per aiutare i giovani che non hanno tutele. Ora, a parte il fatto che non si capisce perché non possa funzionare al contrario ed estendere le tutele dei cosiddetti anziani ai più giovani, il fatto che i giovani oggi non hanno tutele quando vogliono entrare nel mercato del lavoro non è un fatto naturalmente dato. I giovani oggi non hanno tutele perché politicamente si sono fatte delle scelte di politica economica per cui si sono introdotte il pacchetto Treu, la legge Biagi, e quindi si sono create delle figure lavorative che precedentemente non esistevano, precarie. Il discorso è sempre un discorso di gioco al massacro all'interno della classe lavoratrice, quindi ovviamente nel momento in cui siamo tutti con l'acqua alla gola passa più facilmente la logica di distruggersi all'interno della classe lavoratrice che portare il conflitto fuori. Lo scontro intergenerazionale e comunque il divide et impera ha sempre un vincitore, in questo caso è chiaramente il capitale, che più riesce a spezzettare la forza lavoro, a metterla meglio ancora le une contro una parte e contro l'altra, ovviamente avrà vita facile. E quindi, secondo me, bisogna ricominciare a fare una lotta di classe con delle strategie che unifichino la classe lavoratrice e non la spezzettino ulteriormente, proprio per cercare di rompere questo gioco al massacro che ci stanno imponendo dall'alto.